Una partita segnata dal dislivello tra le due rose è quella andata in scena quest'oggi al Comunale tra il Locri e la Mantea, terminata con un tennistico 6-1. Si è trattato anche dell'ultima partita che gli Amaranto hanno giocato nel vecchio Comunale, che sarà interessato nei prossimi giorni da un restyling che restituirà un impianto moderno e in erba sintetica. Dicevamo del 6-1 che è maturato grazie alle reti di Siano, Castellano, Iervasi, Ruggero, Conversi e Lanza. Da segnalare che per Iervasi si è trattato dell'ultima presenza in maglia Amaranto all'Oggi, poiché il numero 9 si ritirerà al termine della stagione, ed è la prima segnatura per quanto riguarda invece il giovane numero 11 Lanza. Per quanto riguarda la Mantea, ancora notte fonda e la retrocessione diretta sembra sempre più vicina. Mister Quattrone, allenatore in seconda dell'Locri. Allora, mister, la prima domanda sulla partita. Forse troppo dislivello tra il Locri e la Mantea? Sì, la squadra, onestamente, noi la differenza in classifica si è vista tutta. Insomma, la Mantea, purtroppo per loro, credo che abbiano manifestato tutti i limiti che alla classifica rispecchia. Insomma, la differenza c'è, si è vista, e oggi chiaramente non poteva che essere questo il risultato, forse un po' troppo esagerato, però noi oggi ci tenevamo tantissimo a chiudere nel migliore dei modi l'avventura sul Comunale. Esatto, il Comunale che è stato teatro di questa grandissima cavalcata. Allora, che stagione è stata per lei e per tutto il Locri questo ritorno attesissimo in Serie D con la ciliegia della Coppa Italia fase regionale vinta? Andrea, è stata una stagione, credo che irripetibile, nel senso che siamo riusciti a confermare quello che comunque erano le aspettative di tutti, perché già dall'inizio eravamo additati come la squadra probabilmente candidata numero uno a vincere il campionato, però proprio per questo non era facile farlo. Noi siamo cresciuti dall'inizio un po' così, siamo riusciti poi a ricompattare tutto e a raggiungere questo obiettivo che per Locri è un obiettivo, e per noi tutti un obiettivo importante che abbiamo perseguito e che credo meritatamente abbiamo raggiunto. Un'ultima domanda: la rinascita dell'Ocri in qualche modo è legata a Gigi Iervasi, che oggi si ritira. Un aggettivo per Gigi Iervasi. Unico, perché io ho avuto il grande onore e la grande fortuna di conoscerlo e soprattutto di poterlo allenare, e ho capito perché è stato così longevo nella sua carriera e ha fatto sempre bene ovunque, perché è stato sempre un grande professionista, un grandissimo esempio per tutti i suoi compagni, e quindi non posso che essere orgoglioso di aver avuto l'onore di averlo potuto allenare.